Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ancora sistemate in questo modo, ma visto che ho ancora un po' di tempo, proseguo in questo pomeriggio di video recensioni. Ora vi voglio recensire dei prodotti di detersione struccaggio, detersione viso e detersione corpo. Partiamo dallo struccaggio. Allora, di recente ho provato queste recente. Diciamo tra gli ultimi due viaggi, li comprai a settembre l'anno scorso. Ci ho fatto il viaggio di Ischia, dove mi sono truccata pochissimo perché ovviamente ero in relax a mare, nelle terme, eccetera. Mi sto struccando la mano, la quale ho utilizzato prima per fare il video. Comunque, l'ho utilizzato, sì. Settembre l'anno scorso, poi l'ho tenuta tutta compressa all'interno di una bustina alimentare, quelle che si chiudono tipo quelle di IKEA, conservata, dicendo ok, ce ne sono altre 4-5 all'interno. Se dovessi rimanere a casa senza le mie salviettine, posso utilizzare queste. Fortunatamente o sfortunatamente, non sono mai rimasta senza struccaggi, quindi poi mi sono ritrovata a giugno, sì, a giugno a ripartire e mi sono ricordata di avere queste. Ho detto, oh mio Dio, vedere che si sono seccate. Ho sprecato 6-7 salviettine struccanti. Non si erano seccate. Sono rimasta dentro con gli occhi sbarrati così. Comunque sono della Fresh and Clean. Sono 12 salviette struccanti viso e occhi, pelle normale con latte detergente. Senza parabeni, alcol e oli minerali, efficace anche sul trucco waterproof con Hydroviton Plus e latte di orchidea. La nuova formula con latte detergente è arricchita con latte di orchidea e vitamina E che donano luminosità, nutrimento e benessere alla pelle. L'innovativo ingrediente Hydroviton Plus aiuta inoltre a mantenere la pelle sempre idratata e naturalmente morbida. Sono made in Italy. Questa è una confezione piccina da 12 salviettine. La grandezza più o meno, diciamo un po' più grande di questo quadernino, fate conto così, leggermente in rilievo, quindi facevano anche un piccolo micromassaggio al viso. Mi sono piaciute tantissimo, hanno struccato il mascara waterproof, i trucchi pesanti sul viso, i mascheroni sugli occhi, i rossetti resistenti tipo i matte di MAC. Hanno resistito all'interno, chiuse, belle, umide, pronte per l'uso dopo diversi mesi. Sono stupende, mi sono piaciute tantissimo, non ho null'altro da dire. Complimenti. Poi, altro prodotto di detersione comprato da Decathlon l'anno scorso, tenuto da parte perché me l'ero dimenticata. Questa è della Tre Fiori, è un doccia shampoo sport, no sale, no cloro, formula biologica, contiene albume di potassio, qualità vegana, eco biocosmetici, IAB, estratto di calendula, zanzalene e aloe, prodotto in Italia, sono 200 ml. Allora, la formula biologica no sale no cloro protegge con estrema deterge con estrema delicatezza la pelle del corpo e i capelli, favorendo l'eliminazione dei residui di sale e cloro grazie alla presenza di calendula, zanzalene e aloe, principi attivi riconosciuti per le loro proprietà antipruriginose e lenitive. Lascia la pelle morbida e dona ai capelli una profumazione delicata che ricorda la primavera. Contiene albume di potassio che normalizza la traspirazione della pelle e previene l'insorgere di batteri che causano i cattivi odori. Applicare una noce di prodotto sulla pelle e massaggiare su tutto il corpo e i capelli. Per favorire l'eliminazione di residui di sale e cloro dalla pelle e dal cuoio capelluto, lasciare agire qualche minuto e risciacquare. Allora, è una confezione, come abbiamo letto, da 200 ml, eccola qua.
Allora, io per quanto riguarda il cloro non vi saprei dire perché non vado in piscina, ma l'ho utilizzato in questi 2 mesi di mare che sto facendo, quindi per eliminare il sale sia dai capelli che poi sia dal corpo che poi anche dai capelli, però una sola volta, perché per i capelli ho dei prodotti specifici che utilizzo. Se vi interessa quali sono, vi lascio giù nell'info box la recensione dello shampoo, maschera e olio protettivo della G-Cube. Ho provato anche a fare uno shampoo. Io ero convintissima che mi sarei trovata con i capelli stopposi e invece no. Allora, per quanto riguarda lo shampoo, ho preso una noce di prodotto. Io no, inumidita, come si dice? Ok, diluita, non mi veniva il termine, con un po' di acqua, passata tra i capelli, massaggiato massaggiato, rilascia una schiumetta delicatissima, non aggressiva, non di quelle schiume che non te le levi più dai capelli. L'ho massaggiato, ho aggiunto un altro po' di acqua, quindi per far scivolare il prodotto fino alle punte. Ho massaggiato anche un po' le punte e l'ho lasciato così. Ho lavato il corpo, stessa cosa, una quantità, una noce di prodotto su una spugna bagnata sotto l'acqua. Mi sono lavata tutto il corpo. Visto che la confezione mi chiedeva di attendere qualche minuto prima di risciacquare per dar modo al prodotto di tirar via, di togliere tutto, nel frattempo ho fatto altro sotto la doccia, ho lavato le parti intime con il prodotto specifico, ho fatto un piccolo scrub alla pianta del piede, ho lasciato trascorrere 1 minuto, 2 minuti più o meno, ho risciacquato tutto, avevo i capelli morbidi, non secchi, la cute sgrassata, non avevo quella sensazione di salsedine che lasciano gli shampoo non adatti a togliere la salsedine o comunque il sale che ti rimane dopo una giornata di mare tra i capelli. Poi vabbè, ho messo la mia maschera. Tra questo e un prodotto specifico per capelli non ho visto differenza. Per quanto riguarda il corpo, idem, dopo essere uscita dalla doccia, pelle morbidissima, fresca, rinfrescata, che non tira dopo la solita giornata di sole che quindi disidrata la pelle. Perfetta. Per le vacanze di mare oppure per chi va in piscina, perfetto, mi è piaciuta tantissimo. Ultimo prodotto per questo video è il mio video, sì, è il mio detergente per il viso. Questo me l'ha dato la mia dermatologa l'ultima volta che ho fatto la visita di controllo dei nei. Mi aveva visto con qualche imperfezione extra sul viso e mi ha prescritto questa soluzione detergente. La linea, la marca è la Doa Farm. La linea si chiama Doa Attiva, soluzione detergente ad alta tollerabilità con base di clorexidina di glucomanato, estratto clibolitico di timo, climbazolo, acido udecilenico a 2%, pH acido. Doattiva è una soluzione detergente a pH acido indicata come coadiuvante alla prevenzione e al trattamento delle alterazioni della flora batterica e fungina cutanea delle mucose. Grazie al complesso di sostanze attive in esso contenute, contrasta la proliferazione batterica superficiale, consigliato a chi frequenta luoghi dove il rischio di infezione è molto elevato, palestre, piscine, impianti sportivi, eccetera. Sostituto del sapone per una corretta igiene quotidiana del viso e di tutto il corpo, delle mucose e in particolare di tutte quelle applicazioni indicate dallo specialista, senza parabeni, coloranti, senza sapone, senza conservanti aggiunti, senza SLS, profumo senza allergeni, senza alcol, nickel test. Qualche altra informazione: versare nel palmo della mano inumidita la quantità necessaria di preparato e miscelare con acqua tiepida fino a ottenere una schiuma morbida. Massaggiare delicatamente sulle parti interessate e risciacquare abbondantemente. Può essere utilizzato mattina e sera. Allora, è un prodotto venduto solo in farmacia. Allora, io questo prodotto lo utilizzo mattina e sera per detergere il mio viso.
La mattina ovviamente per togliere i residui della crema notte, dei prodotti, del sebo in eccesso che si forma durante la notte e ovviamente la sera dopo lo struccaggio o comunque dopo un'intera giornata anche se sono rimasta a casa dove le mani sporche messe sul viso, la polvere che comunque gira nel mondo. Allora, da quando sto utilizzando questo prodotto, e lo sto utilizzando da maggio se non erro, mi sono venuti dei brufoletti, sì, li abbiamo visti sul mio viso, però diciamo che la loro proliferazione è diminuita. A me quando esce un brufolo, poi dopo tutti i suoi fratelli vengono a trovarlo, rimangono sul mio viso per settimane, non mi vogliono abbandonare. Invece, da quando utilizzo questo, la proliferazione e la permanenza di queste personaggi molto simpatici è veloce, nel senso che sì, arriva il brufolo, si pulisce rapidamente la pelle, i suoi compagni non lo vengono a trovare e lui va via nel giro di poco, una settimana, massimo 2 settimane, e io non ho neanche più il segno, quindi mi sta piacendo molto. La confezione è questa, come ho detto, 200 ml. Prendo una noce di prodotto sul palmo della mano, come scritto sulla confezione, la bagno sotto l'acqua, massaggio, si fa una schiumetta leggerissima che vado a spalmare sul viso, scendo sul collo, sciacquo tutto, tonico quello della Garnier Bio, vi lascio giù nell'info box la recensione e io mi sento detersa, pulita e in ordine, quindi veramente ottimo. Ok. La mia voce sta andando via, non so se riuscirò a continuare a registrare. Comunque, in ogni caso, ci vediamo nel prossimo video. Io spero che questo video ti sia stato utile. Se ti sono state utili le recensioni di questi prodotti, ti invito ovviamente a mettermi un pollice in su di supporto. E se non vuoi perderti tutti gli altri video, c'è il tastino dell'iscrizione. Io ti lascio alla tua giornata, ti mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!